Ciao Gossip News, mi raccomando fate i bravi, eh. Il mio rapporto con la musica è un rapporto che va da molti, molti, molti anni, nel senso che ho lavorato molto come ballerino nel campo musicale internazionale, con vari artisti, da Paolo e Chiara, Jerry Halliwell, Holly Valance. Anch'io stesso ho fatto parte di una cassa discografica molto grande, la BMG. Tuttora scrivo per degli autori della Warner e forse prima o poi farò anch'io qualcosa. Come cantante? Ma sicuramente sì. Aspetto il momento giusto. Per adesso ho scritto il brano portante del prossimo film per il cinema, un'opera prima di Oreste Crisostomi, che si chiama Alice. Ho scritto questo pezzo che ho anche cantato per il film, che si chiama L'amore che cos'è. Cos'è l'amore per te? L'amore è una grande energia ma anche una grande confusione. Senti, so che in Alice tu interpreti, proprio ricollegandoci al tema di questa canzone, un ragazzo omosessuale. Sì, dopo 10 anni sono tornato a interpretare un ruolo di un omosessuale, l'avevo già fatto per Il bello delle donne. E sono tornato 10 anni dopo a fare questo ruolo perché comunque Oreste Crisostomi, il regista, mi ha dato una grossa libertà, una grossa possibilità di inventare sul set, cosa che ho avuto modo di fare solamente a teatro, l'ultima volta con 3 metri sopra il cielo. Quindi venivo da un sex symbol, da un duro, da un bello e dannato, e ho detto perché no non fare questo ruolo. Io sto lavorando alla mia opera prima. Come regista. Com'è questo grande passo? Ma forse è una cosa che ho sempre avuto dentro, il fatto che ho sempre scritto sia per la musica, diciamo che ho scritto anche il libro di questo film. È nato prima come un libro che ho scritto a 4 mani con il mio migliore amico, Checco, Francesco Serino, che conosco ormai da 20 anni. E scrivendo il libro poi ci è venuta voglia di metterlo in scena e abbiamo finito la sceneggiatura e ora vediamo che cosa succederà.